Siamo pronti a partire seriamente. La Juventus acquista Paulo Dybala, poi è passato prima la Juventus acquista Hernanes, la Juventus ha ceduto Bacca Junior, Tevez, la Juventus, dappertutto. La squadra acquista, acquista anche Mandzukic qua. Allora, nell'ultimo nel primo episodio mi ero dimenticato di fare le cose di Champions League, i sorteggi. Infatti li avevo messi dopo che avevo già registrato, quindi ho dovuto riniziare, diciamo, la carriera. E se non vedete che le squadre nel nostro girone dell'Asian Cup, Elite Cup, quella lì, insomma, del torneo precampionato, non sono le stesse dell'altra volta, ovvero PSG, eccetera, è perché ho dovuto rifarle proprio per fare quel sorteggio Champions, che siamo andati a finire con il Real Madrid e non mi ricordo chi. Quindi, comunque, signori, adesso siamo pronti a partire seriamente. Gli allenamenti, tutto quanto, insomma, i trasferimenti. Vi avevo detto, vi avevo fatto vedere la squadra un po' come era impostata e quali erano i giocatori che secondo me dovremmo andare a prendere, scusate. Partendo dal portiere. Un portiere che mi avete detto in molti è un portiere che quest'anno si è fatto vedere tantissimo, è stato inserito nel gioco anche lui. È il futuro Gianluigi. Noi abbiamo Buffon, proviamo a prendere Donnarumma, che ha un potenziale pazzesco, alto 1,96 m, per adesso si è distinto nel Milan, gioca titolare, cioè veramente il panico. Quindi proveremo adesso a prenderlo, vediamo un po' con quanto, insomma, possiamo cercare di accaparrarcelo, se il Milan ce lo lascia o altro, insomma. Poi, passando subito ai terzini, quindi perdiamo veramente poco tempo, voglio cercare subito di prendere qualche giovane. Mi sono stati consigliati due terzini. Uno di questi è Bellerin, giovane dell'Arsenal, ormai che si è imposto nell'Arsenal, giocatore veramente veramente forte. Anche qui vediamo cosa può costare. Secondo me ce lo faranno pagare una follia. Adesso partiamo magari con meno, tipo 5, ma questo giocatore qui andremo a pagarlo 20 milioni almeno se vogliamo portarcelo a casa. Mentre l'altro giocatore era Fabinho del Monaco, se non sbaglio, che oltre a giocare come terzino destro può coprire altri ruoli, da quello che mi è stato detto. E infatti, adesso andiamo subito a vedere, qui dice che è il terzino destro. Che cazzo, ho sbagliato. Allora, non so informazioni su Fabinho, intanto lo contattiamo per acquistare. E proviamo sempre con 5. Comunque lui ha più di un ruolo, può coprire più di un ruolo. Adesso finché non ci danno le informazioni, secondo me non possiamo vederle. Infatti non mi fa vedere nulla. Cambia visuale, TD, no, niente. Ma oltre che giocare come terzino destro, può giocare anche a centrocampo. Altro giocatore che adesso si sta distinguendo, non estinguendo, ma distinguendo tantissimo, è Dele Alli del Tottenham, giocatore anche lui con tantissimo potenziale. Rispetto alla carriera con il Borussia Dortmund, adesso punteremo molto sui giovani, quando lì invece cercavamo di prendere dei top player facendo solamente due stagioni. E gli ultimi due giocatori che mi sono stati consigliati, giocatori fantasia che avevo chiesto, sono Mastur, che non so se adesso posso andare a prendere, secondo me no, perché dovrebbe essere appena andato a Marsiglia, al Malaga, scusate. E infatti non posso prenderlo, ma chiediamo di seguirlo perché è un giocatore che nel prossimo futuro, quindi prossimo calciomercato, vorrei portarmi a casa. E l'altro giocatore con 5-6 stelle skill, se effettivamente l'era 5 come mi avete detto, è Musonda, 18enne, anche lui con grande potenziale, ma soprattutto con le 5 stelle skill che chiedevo. Da qui possiamo vedere già qualche cosina, qualche informazione. Comunque proviamo anche lui, ma per 2 milioni, voglio dire, possiamo anche buttarli via nel caso, non è un problema. Avanziamo l'offerta. Non so se possiamo comprarlo e girarlo subito in prestito, essendo appena arrivato, se ci fanno delle storie, vabbè. Adesso impostiamola così, andiamo a fare qualche allenamento, perché è giusto fare anche gli allenamenti. Guarda, Morata, Zaza, Dybala, qui abbiamo solamente giovani che crescono in tutti i ruoli. Pogba, Vadala da dare in prestito, Sturaro. Adesso dobbiamo anche vedere chi dobbiamo vendere e chi dare in prestito. Adesso facciamo prima gli allenamenti e poi ci guardiamo subito. Simuliamo tutto quanto,
Anche qui gli allenamenti li simuleremo spesso, se no si perde veramente tantissimo tempo. Bravo Lemina con una bella A. Quasi Morata e Pogba salgono di rating, ma non sono saliti. Dicevo, i giocatori che dobbiamo andare a dare, si può dire, sì, in prestito. Allora, vendi giocatori, trattativi di mercato, vendi giocatori. Allora, mettiamoli per età. Tutti quelli troppo giovani che sappiamo che non giocheranno, io li metterei in prestito. Quindi aggiungiamo alla lista prestiti anche 2 anni, tanto, voglio dire, sono giocatori che non so se nei prossimi 2 anni giocheranno, ma almeno crescono e non stanno fermi. Anche questo qui lo aggiungiamo alla lista prestiti, sperando che qualcuno li venga a chiedere. Blanco, l'altro difensore che darei in prestito. Rugani lo terrei perché mi sa che giocherà. Dybala, Lemina che è arrivato in prestito, questi li abbiamo tutti prestati, perfetto. Sturaro, Pogba, Brignoli prestato un anno, ok. Pogba, Morata, Sturaro. Adesso vediamo i centrocampisti, ci sono Khedira, c'è Pogba, c'è Marchisio. I prossimi due che giocheranno sono Sturaro e Lemina, quindi direi che Sturaro è da tenere. Alexandro, Pereira, Zaza, Marrone lo darei in prestito. Ah no, già in prestito, scusate. Neto, ok, secondo portiere ci sta. Asamoah ci sta che rimanga. Tutti gli altri poi adesso sono vecchi, diciamo, tra virgolette. Caceres, anche lui. C'è anche Caceres in difesa, me ne ero dimenticato. Khedira, Marchisio, Mandzukic, Hernanes, Chiellini, Padoin. Padoin lo teniamo solamente come bandiera. Evra e Buffon si ritireranno a fine stagione. Ok. Benissimo, allora avanziamo, vediamo un po' come si muove questa carriera, insomma, giocatori impegnati con le nazionali, va bene. Musonda, trattare per 3 milioni, va bene, cioè 3 milioni, ok, però dove... Bah, non lo so, cioè, poteva farmi fare subito cliccare X, gli avevo 3 milioni, eravamo a posto. Fekir, Ben Yedder, Lacazette, Betis, 3 milioni, va bene, loro vogliono 3 milioni, io, guardate, 3 milioni li butterei. Magari viene fuori un fenomeno, chi lo sa. Offerta rifiutata, delle ali possiamo accettare, teniamo sul valore sia superiore alla cifra. Ok, allora adesso vediamo di aumentare per ali la cifra. Andiamo a una nuova offerta. Proviamo con 9 milioni a vedere cosa dicono. Cioè, almeno ditemi quanto vorreste, non lo so. Cioè, qua, boh. Fabinho, inviamo una nuova offerta, anche lui hanno rifiutato, proviamo con anche lui 9 milioni, terzino destro, bello, giovane, ci sta, direi ci sta proprio. Quindi Monaco ha rifiutato, Milan, attualmente giocatore in prestito, quindi non è possibile intavolare trattative, ok. Masturno possiamo comunque fare trattative perché, come ci dicevano, è in prestito. Bellerin rifiutata perché è troppo prezioso. Donnarumma cosa hanno detto, vediamo. Non ne vuole sapere di muoversi. Beh, ma adesso non ne vuole sapere è un parolone, eh. Donnarumma è un bel giocatore che... Vabbè, che adesso nella carriera, in teoria qui nel Milan, giocherà Diego Lopez. Secondo me non è difficile che vada a giocare anche Donnarumma. Ecco, 16 anni nel gioco. Nella realtà è andata come è andata, ma nel gioco non penso vada a giocare, quindi cresca il suo valore. Però prima possiamo accaparrarcelo meglio, ecco. Il posto titolare di Marchisio in pericolo, ma direi proprio di no. Match day, vediamo un attimo. Colloqui i giocatori, Favilli, spero che potesse sperimentare un po' la rosa e la possibilità di giocare. Adesso vediamo. Prima partita della tournée, ragazzi. Adesso io andrò a giocare la partita, vi farò vedere gli highlights, quindi le azioni da gol praticamente, giusto per non perdere troppo tempo. E quindi la gioco e ci vediamo tra pochissimo. Ottima rete di passaggio. Sven, occhio al tiro. Abbiamo perso. E vabbè, oh, sono partite fatte per rodare la squadra. Ho provato il 3-5-2, scusate, proprio quello della Juve. E... Non male, anche se mi sono sentito un attimo spaesato non avendolo mai provato, ma è giusto provarli. Adesso facciamo gli allenamenti come sempre e poi andiamo avanti con il nostro mercato. Simuliamo tutto quanto, vediamo se stavolta va meglio a Pogba, se si riesce a salire, B e C. Niente, non ce la fa, piano piano, dai, vabbè, ci sta.
Andiamo a vedere dall'ufficio che cosa ci vengono a dire. Intanto giocatori morti dalla Germania. Pierre-Emerick, signori, Aubameyang. Hanno accettato l'offerta per Musonda, che vuole 15.000 a settimana, facciamo 10, stiamo bassi. Durata 3-5 anni, ruolo squadra, giocatore sporadico, futuro componente, giocatore sporadico, dai. Facciamo un po' quelli un po'... esatto, avete capito. Accettata per Ali, attenzione, questo è un bel giovane. 45.000, direi che ce li possiamo permettere. Per i prossimi 4 anni sarà un giocatore futuro componente della prima squadra. Questo è un giocatore che mi piace veramente tanto. Se gioca come gioca nella realtà, diciamo, veramente tanta roba. Avanziamo, prossima partita contro il offerta a 20 milioni per Fabinho, figa. 16 milioni per Bellerin, però tra i due non so perché mi ispira di più Fabinho, che può giocare anche a centrocampo, però 20 milioni sono troppi. Quindi, se 20 milioni sono troppi, intanto sto bug di merda, perché Cristo non lo risolvono, che non posso fare 10 a meno che non faccio così, tipo così, esatto, e facciamo 13 milioni. Qui 20 milioni sono parecchi, dai, voglio dire, adesso parliamo mica di chissà chi. Comunque, avanziamo. Manchester United, speravo in un esordio migliore. Beh, chiaramente, offerta rifiutata per Donnarumma, 8 milioni, sti cazzi. Allora ragazzi, aspettiamo il prossimo mercato, diciamo. Adesso partita contro il Manchester United, dobbiamo fare i 3 punti, almeno vogliamo vincere, dai, questa competizione, quindi ci proviamo. Come sempre un like, vi lascio gli highlights e ci vediamo tra pochissimo. I giocatori della squadra ospite stanno crescendo nell'intensità del pressing. Pressing che impedisce agli avversari di ragionare, ma se cerca la rete, la mette dentro lui. Stavolta siamo stati sfigati, perché comunque abbiamo tirato tanto, ma niente, abbiamo tirato più di loro, anzi loro hanno fatto 2 tiri, 2 gol, ma non è il momento di disperarsi. Abbiamo ancora una partita, possiamo fare 3 punti, mi sa che non andiamo da nessuna parte, ma fa lo stesso, non sono questi. Cazzo, il contratto rifiutato, cos'è che voleva già? Non possiamo accettarlo, voglio avere un ruolo più importante, ok, quindi è il ruolo. E diciamo, non sono questi i risultati, cioè le partite importanti, diciamo, ma anzi sono proprio le prossime. Futuro componente della prima squadra, giocatore sporadico, turnover, proviamo turnover. Adesso giocava per il turnover, vediamo se va bene. Ecco, Monaco accettata, 13 milioni Fabinho, ottimo terzino, che adesso prende 60.000, gliene diamo 70, 80 per 4 anni. Giocatore importante, non chiave, importante, dai, da solo. Gli Steiner sicuramente, Quadrado ci sono degli ottimi giocatori che giocano a titolari. CT della nazionale, bla bla bla. Ok, trasferimento per Marchisio. Musonda accettato, aspettate, intanto accettiamo Musonda. Vediamo se possiamo prenderlo e darlo direttamente in prestito. E poi dicevo, quindi giocatore è arrivato, ok. Trasferimento Marchisio, vediamo quanti miliardi, come 33 milioni, ma cos'è? 33 milioni, Marchisio, trentenne. Marchisio, io ve la lascio ragazzi, ditemi voi, secondo me è un buon giocatore, 84 di valutazione. Un ottimo giocatore a centrocampo, per il nostro centrocampo. Sono sempre 33 milioni, che comunque secondo me possiamo chiederne 40, però vedete voi. Marchisio, fatemi sapere nei commenti se dovremmo effettivamente darlo via o meno. Anzi, guardate, vi lascio proprio con questa decisione qui, senza giocare. Gioco anche questa e poi vi lascio con quella decisione lì. Vi faccio vedere dopo gli highlights, come dicevo prima. Musonda è arrivato, perfetto, non ci vorrà molto, bla bla bla, ok.
Comunque dicevo, nelle partite che abbiamo fatto fino adesso ci mancavano un sacco di giocatori perché sono con le nazionali, Dybala, Pereira, degli altri che adesso non ricordo, Cuadrado. E Vinicius sono tornati, comunque gioco anche questa qui e ci vediamo tra pochissimo per i saluti. Ci sono due attaccanti esterni, uno centrale, 4-3-3. Contro di loro, ci sarà calcio di rigore. Ebra, Mandžukić, Morata, attenzione, rete! Il portiere non ha potuto nulla e dunque il pallone è finito in mezzo. Grande tipo di gol per la Danza, è stato bravo per il tesito del primo di pallone, ha spinto la portiere e ha fatto segno. Che vittoria questa! È la Juventus, tanta roba, va fortissimo veramente, Morata assolutamente pazzesco, Mandžukić grandissimo colpo di testa, adesso appena tornano Sandro e Cuadrado sarà veramente un macello secondo me sui tiri, sui colpi di testa. Allora, siamo arrivati ai terzi, penso. Mi sembra che non abbiamo vinto la finale, ma fa lo stesso. Giocatore infortunato, 3 settimane avrà. Questo è male, questo è male. Comunque, signori, vi lascio con la decisione su Marchisio. Mi raccomando, 33 milioni ci hanno offerto, possiamo arrivare a 40. Valutiamo anche il fatto che diamo un giocatore all'Inter, cioè una nostra diretta concorrente, quindi valutate anche questo. Un like, signore, 1000 mi piace per questa carriera nuovissima, fantasticissima. Un commento con tutte le cose che ho chiesto. In descrizione trovate la mia pagina Facebook, mi raccomando, dove faccio assolutamente uno o due post al giorno. Se siete nuovi iscrivetevi al canale e noi come sempre ci vediamo al prossimo video. Recognized him, every day was Halloween, costume disguised him, girls covered in makeup to make up for the insecurities, guys were acting tough to make up for the immaturity.